Non potevano mancare le contestazioni alla cerimonia inaugurale della 79esima Fiera del Levante. E così sul discorso di Claudio De Vincenti, mentre il sottosegretario alla Presidenza ribadiva la necessità del progetto TAP e quanto questo avrebbe inciso minimamente dal punto di vista ambientale e paesaggistico, i sindaci delle Cese hanno abbandonato la sala in segno di protesta. Il sottosegretario De Vincenti è un tecnico, tra l'altro un tecnico molto bravo, molto competente, che conosce i problemi reali e ha fatto un discorso tecnico, ha ricordato quali sono gli aspetti rilevanti su cui il governo sta lavorando, ha posto alcune questioni, quella legata alla TAP e quella connessa al ricorso fatto dalla Regione Puglia sullo sblocco Italia, sono oggettivamente due temi che vanno affrontati e che io condivido. Ora abbiamo capito perché Renzi ha colto la palla al balzo e andava a New York, perché sul sud non c'era nulla da dire. Mi sembra che il discorso sia abbastanza evidente e emblematico. Oltre allo scambio di complimenti fra tutti gli interventori, mi sembra che ci sia un dato oggettivo. Nessuno ha parlato di due numeri, visto che hanno dato tanti: il 21% di disoccupazione del sud e il 20% del mezzogiorno. Io sarei partito da lì per capire quello che sta accadendo nel mezzogiorno.